Poi c'è stato Il Miserabile, pure molto importante per me, perché io dico che quel po' di cristianesimo che c'è in Europa lo dobbiamo più che alla Chiesa, Vittorio Hugo. E così ho continuato, insomma. Poi altro incontro straordinariamente importante per me è stato Manzoni, e già Manzoni è pure cultura francese. Il Promesse Spose l'ho letto sempre non come un libro consolatorio, ma oserei dire come un libro disperato. Io ho pensato sempre che il protagonista del libro fosse Don Abbondio e che Don Abbondio è il vero vincitore del libro. Perché se anche i due sposi promessi poi si sposano, è un fatto che sono stati costretti ad emigrare. Chi resta lì, trionfante, su tutto, sui Lanzichenecchi, sulla peste, su Don Rodrigo, è Don Abbondio. E visto da questa angolazione, il libro appare molto diverso. A scuola lo danno come una lettura consolatoria, e invece non è consolante per niente, direi che è desolante addirittura, perché l'Italia continua ad essere l'Italia delle grida di Manzoni. No? C'è dentro tutto, anche le Brigate Rosse.